accettato di festeggiare, così, in modo particolare questi 50 anni, lo faccio soprattutto per riflettere insieme con voi sull'importanza del sacerdozio. Del sacerdote non è la persona, ma è il dono che viene fatto alla Chiesa. Ha deciso di festeggiare i 50 anni di sacerdozio tra la sua gente e gli aretini, che da sempre hanno avuto un rapporto speciale con lui. Don Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale e ora della pieve di Santa Maria d'Arezzo, nonché della cappella della Madonna del Conforto. Nella chiesa, in un consiglio, una parola di Don Alvaro era semplicemente un toccare un qualcosa di bello. Dunque Don Alvaro è un'istituzione in tutti i sensi. Non so come descriverlo, perché ha tutte le qualità di un vero prete che non riesco a trovare. Questo posso soltanto confermare. È passato mezzo secolo dalla prima messa celebrata alle Chianacce di Cortona. Ad Arezzo invece Don Alvaro è arrivato nel 1992. Da allora ha creato con la comunità aretina un rapporto indissolubile. Diciamo che Don Alvaro è un riferimento un po' di tutta la popolazione, quindi penso che Don Alvaro se lo ricordi ogni cittadino e ogni qualsiasi persona che ha avuto anche tra l'altro bisogno di aiuto, anche solo di una parola di conforto, perché lui c'è sempre stato e in ogni angolo della città è presente, quindi è una garanzia, insomma, una sicurezza sapere che c'è un uomo così ad Arezzo. Una festa piena d'amore verso il parroco, prima con le celebrazioni in cattedrale e poi l'incontro con i fedeli ai campini accanto alle scale mobili. Da qui si vede quanto la gente di Arezzo vuol bene a Don Alvaro. Gliene vogliamo davvero e quindi è un'occasione per fargli un grande augurio per questi 50 anni, perché continui a fare ancora tanto bene. E poi è bello che ci sia questo clima di festa, di gioia, di famiglia. È un bel regalo e anch'io mi unisco agli auguri di tanti a Don Alvaro. Trovare tante persone, tanto affetto, tanto amore fa sempre piacere. Approfitto anche la vostra televisione per salutare tutti quelli che ci guardano, che partecipano in qualche modo alla vita della nostra Chiesa. Che il Signore vi benedica, vi accompagni, vi protegga sempre. Amen.